Eccolo qua, F12 e SR. Adesso ci leviamo i pezzi del mio vecchio, li mettiamo sul blocco nuovo e poi rimonteremo tutto su questo, sul vecchio telaio, che è il migliore. Questo qua è il perno dell'ammortizzatore dell'F12, guardate come l'ho ridotto perché non si smollava. Ho usato lo smeriglio, martello e adesso sta venendo, meno male. Ciao ciao. Qui ho levato il coperchio, ci mettiamo questo filo qua, ci mettiamo questo qua di quello vecchio. Ok? E poi dovrei cambiare anche questo filo, che non so come si fa, poi guarderò con questo e poi siamo a posto. Ammolato. Ammollato. Non ci credo. Ma fa un po' vedere come hai fatto? No, No, perché devo registrare. non te lo faccio E vedere. sono segreti, non puoi. Quando usciamo di leva, cosa ti ha detto? Di fare leva così? Sì. Sì. Un Come hai fatto, Beppe? martello, prendi Fa un un po' martello. vedere come hai fatto? Dai, prendi un La devi martello. far vedere però, eh. Prendi un'altra cacciavite e taglia. Vai, croce. Oh, questo non ce l'ho. Guardate anche me. Ok, dai, lascia stare, Eh? dai. Dai, Dio cane. Te batti qua in cima, qua. Dove? Qua. Col martello. Qua? Sì, aspetta, eh. Dai, prova. Niente, niente. Niente, dai. Un calibro ce l'hai? Sì, vado a prendere su. Prendi col calibro. Il meccanico più biondo del mondo che è tornato. Dai, l'ho levato, discorsi. Questo qui è quello che ho mandato mio No, amico. eh. Come fai a prenderlo? Sono una sega, Beppe. Quell'altro va avvitato qua, vedi che c'è questo filetto qua dentro. Sì. Va avvitato lì. E Sì. poi dopo te spingi con un perno, con lì, una tazzina, così, col filetto. Sì. Ma cos'è da 27? Adesso lo misuriamo. Sì. Ventisei. Quindi 27 va bene. No, non so se va bene 27. Oddio, deve anche andare bene anche da 27. 26 e mezzo. Allora ci vuole colui che lo dà. Chiamalo, te lo fai spedire. Per levarlo di là. Tanto una volta che ce l'hai, questa è stata di qui, a male non va. Dammi una brugola da 5. Allora ci devo mettere lo statore, capito? Di cambiare Devi statore. fare una cosa. Ma ci viene la cena il giovedì? Guarda, vorrei venire. Sei Mi segnato o no? sono segnato, però Però? mi è uscito, cioè, mi ero scordato due cose. Una che ho la cena aziendale col lavoro, che quella. Giovedì. Ok, perché tanto è No, è quello da andata buttare bene, via. perché tante volte bestemmi tu che non vai, perché è conico, sì. Aspetta, bisogna levare questa Ormai qua. vado su, dalla Raffaella, sta testimone sul motorino. No, lo rimetti in Lo moto, porto in stai. moto. Lo rimetti in moto Sì, l'ho intanto. messo in moto una volta. No, metti in moto, sennò. Porto su, lo metto il camper da una parte e ti dico che sono andato su un motorino. Ma previsto. No, bisogna far passare. Quindi per non tagliare i fili, cambiamo lo statore completo. Quindi di questo vecchio Minarelli ci prenderemo lo statore. Questo statore qua. Ci leveremo questo e ci metteremo su quello vecchio. Adesso chiamo il tecnico Abarth. Come hai fatto adesso a mollarlo? Ti copio, ti registro. Una scatolina. Questa è la pompa che leviamo da questo, da buttare, e poi ci metteremo quella vecchia che ha 63.000 km. Qua fa il trucco, Beppe fa il trucco, Sì, c'è il trucco. barba trucco, che non si vede che trucchi fa.
non li vuoi far vedere. Dimmelo un po' così. Come? Ah no, aspetta. Come così? Così. No, così. Così. Tieni un po' così. Basta. Vieni. Oh. Avete visto? Che trucco che ha fatto Beppe? Qua manco, manco i maghi Silva non ce la fanno. Ma adesso l'ho registrato. Spesa via Simone. Ha fatto la visita del medico. Ci devo andare anch'io a fare il cazzo di CQC. Roba da matti. 250 euro praticamente. Sì, se è per lavorare là dentro. No, per lavorare no, ho capito, perché io guido le gru. Non mi serve. Però mi. Hai ammulato? Tu chi hai ammulato? Non ci credo. È quello che. Non ci credo. Perché? Non c'è già venuto via sto. Guarda quante teste che c'ha di. Quell'altra è più. C'ha le teste più. Sono più grosse. Io che. Una volta guarda. Questo qua è quello nuovo. E quello là è quello vecchio. Guardate un po' che differenza. Incredibile. Quello ha pensato bene a mangiarci su. Quell'altro. Eh? Cos'è? Quello lì ci ha mangiato su, questo qua nuovo, quello là no. Cosa vuol dire ci ha mangiato su? Qualcuno ci ha guadagnato. Se no teneva quello vecchio. Ma sei una brugola lì? Due. Sono fisso. Eh sì. C'è tutto il blocco qua con le viti. No? Mago Beppe. Mago Zurli. Zurli. Allora. Dietro anche Zurli. Questo. Questo è quello nuovo. Questo va qua. Qua la condizione non la vediamo nemmeno, che è rimasta attaccata lì. Ci giochiamo subito questo. Va bene qua la condizione lì, sì. Sì. Allora, questo qua. Anche se è un po' sporco, niente. Cosa fai? Non è sporco. È grasso. Ah, vediamo un po' il grasso che c'è nella svariazione. Ah, aspetta, ci prendo il grasso spray? Aspetta un attimo. No, no, non serve il gasto spray. Qua ci vuole quello. Quello lì. Eccolo là. Un po' di sale dietro. Ah, dici quello sotto? Sì, diamo questo qua. Quello è ancora buono. E per lì è buono, sì. Quell'altro invece è secco. Ci vuole due viti, mettiamo questo qui, questo qua, mettiamo così, signora Lungari, non combina, porca troia cane, non combina i buchi Simone, sì Simone, sì? Porca troia, non combina i buchi, maledetto loro, ha studiata bene, maledetto loro. Non è che ce ne sarà un altro buco qua sotto? No. Puttana Eva, come mai? Questo è uguale, fammi vedere.
calibro. Uguale, no? Sì. Sì, sì. Vabbè, uguale. Non capisco perché, però i buchi... Ti hanno mangiato su quella cosa lì. Non conviene. Pure di cane sembra il solito posto. Sì. Riprova un po'. Magari sei. Tieni un po'. Aspetta, Ma poi ce lo mettiamo dopo il gomino, lascialo lì. Magari da noia. No, no, non mi dà noia. Non è che è questo qua? No, che no. Da noia. No, no, mi dà noia. No, non c'è proprio il buco, Dio cane. Lì c'è. Che lì sopra c'è. Sì. E là. E qua non c'è. Ah sì sì c'è. C'è, c'è. Si è spostata la guarnizione. Sì. Maledetti. Forse ci siamo. Beh, no, è bellino, Dio cane, non è mica sempre. Ormai sono ubriaco. Sì. Se bevessi tutto il vino che ho bevuto io adè. Sì, e allora vado a casa con la corriera. Aspetta questo gommino, bisogna tirarlo su. Stai prima. Fermo, lascialo lì, non tirare i fili, mai tirare i fili. Ecco. Lo tiriamo... E devo sapere queste cose, almeno le registro, capito? Aspetta un attimo. Leva la mano. Hai visto quei due realisti che sono morti? No, no, dove sono morti? Sono di Massa, di Carrara. Ah, me l'ha detto Moggia qualcosa. Uno è morto, sono belli a capotare, io avevo già capotato un'altra volta l'anno scorso lì. Allora il bar così a servire, niente. La velocità lì bisogna vedere come la velocità vanno. Se vanno a 200, capito? Diventa una focaccia, la macchina. Dove l'ho messo la chiavetta? Qual è? La piccina. Ah, è bene, in cima qui. Trovate che ormai sono ubriaco oggi. No. Ecco qua. Sì. Questo problema è risolto. Sì. È già tanto, eh? È già tanto, eh? Sì, fare un buco lì non è semplice. Beh, un buco... Il buco è un buco, però non tanto. È che avrebbe uno studio a faccio. Sì, vabbè, tanto. Però, Dio cane, mi sembrava... Si vede che si è spostata la guarnizione. Sì. Ok. Allora, ci mettiamo su questo, ci mettiamo quello là. Quello vecchio. Quello vecchio, quello di questo qui. Perché questo qua è quello vecchio. Sì. Quindi ci mettiamo quello vecchio. Questi qua sono i gomini. È nuovo, sembra nuovo questo qua. Sembra più nuovo quello vecchio. Questo qui è poi il Rinaldi è stato. 12 euro? Sì, sì. Prendi questo qua, quello da 27. Da 27 passo. Perché vedi questo qua è diverso. È diverso. Vedi? Sì. Sì, sì. Quindi se compravo l'estatore da 27 non mi serviva niente. Cioè, per uno solo sì, per quello. Per uno sì, però con l'altro. Perché la prossima volta che devi smontarlo c'è l'estatore. Da 27. Per 10 euro. Estrattore del volano. Variatore è un'altra cosa. Ci vuole il compressore, giusto? Ma anche questo è venuto via, ma perché ci abbiamo avuto del culo. Sì. No, ma dico, ci voleva quella modifica che mi hai detto te prima, il compressore, eventualmente. Eh sì. Anche quelli di lì sembrano nuovi di pacca. Non l'hanno mai aperti quelli lì. Qui un lavoro così ti devo dare 2000 euro. Quel cucci lì, capito? Metti che ci scade qualcosa. Metti che uno ti dice vieni a guidare la corriera. E non puoi più guidarla. Pensate cosa hanno inventato. Quello alla televisione non lo dicono, che hanno aumentato quelle cose. Sì. Dicono solo che ti danno 80 euro in più all'anno. Poi te ne più 300 di là.
capire. Ok. Adesso si potrebbe quasi anche rimettere su sto coperchio qua, bisogna metterci... Sì. Allora, facciamo un po' di riassettamento. Quello là è il coperchio vecchio. Questo. Bisognerebbe vedere com'è la pompetta sotto, perché vedi quella là... Comunque quella... non buttare mica via. No, no, buttare via non la butto via. Vedi la pompetta... quel coperchio là. Quella là è la pompetta vecchia, che c'ha quella girante... Nuova. Che in teoria è diversa da questa, in teoria. No, se ti è rotto, perché... ecco, allora può darsi che sia rotta anche quella che è qua sotto, perché non l'ho mica smontata io qua, capito? La smontiamo qui, a vedere se è rotta. No, per forza, bisogna smontarla per forza, bisogna metterci quel coperchio là, Sì. Tieni, guarda un po', guarda la teca, che sentite il capo, si è rotta, fosse rotta. Lì ci deve essere una girante. No. Che... Sì, sì, sì. Ah sì, c'è una girante? Sì, sì, c'è una girante là, c'è quella girante là. Ce n'è un altro qua. Poi vedi questo qua, c'è il cavalletto che è mezzo tronco, è quello nuovo. Per levare queste mole qua è un casino. Ci vuole il tiro, il tiramole. Per levare le mole di questo cavalletto. Questi qua cosa c'è? Vedi che è rotto, è tronco qua. Questo è più lungo. Ah, no, non smontare. Quando poi è finito ci saldiamo. Ah, qua è una staffetta. Un sì, va bene, è anche meglio. Ci facciamo saldare un tubettino sì, qua. Sì, sì, va bene. Non smontare, però no, adesso... No. Va bene, va bene. Non ti dico che finisci i ciuchi. E qua non finisco c'è la vera, togliete. Vedo già che c'è la ruggine lì, fai un po' te. Dove? Qua sotto. È meglio quello vecchio da vero. Guarda lì. Porca è meglio quello vecchio. Toh, è inchiodato. È inchiodato. Toh. Sì, sì. E vabbè, facciamo presto. E qua ci sono due viti, è già smollato. Ah, e allora sì, dai. Devo anche quello due viti lì. Ci mettiamo la girante pompa vecchia. Tac! Tac! E io volevo... Perneti? Perneti? Sono, dunque, i perneti quali piccoli sono quelli piccoli. Quelli sono quelli grossi. Quanti erano? Erano tre. Due. E tre, forse questo. Credo. E tre piccoli. L'ha ricevuto la Raffaella le foto che ci ha mandato? Lo so. Chi te l'ha detto? L'ho visto, si vede. Ah, lo vedi? Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Noi domani mattina se vieni là, anche se non vieni con la macchina, perché se piove non ci vado manco me, bagno un cazzo la macchina. Ci facciamo due foto anche là al raduno, Anche la tua, mandaci anche la tua. Poi la fa vedere i suoi amici lassù. Okay. Qua sarebbe da levarci i tubi, metterci su quell'altro oppure no? No, quello là è quello vecchio. Qui ci diamo la pulita. Vedi che c'è il gomino. Leva un po'. Quello là è quello, è quello vecchio. C'era l'acqua dentro sto qui. Te invece c'era il parafrutto. Sì. Ah, vediamo prima questo. Qui sono due col cassavite, sono due viti. Sì, sì, ci passa, è un po' struscia un po'. Ah sì, no, sì, sì, questo qua passa qua dentro. È quello del carburatore, quello lì. Ok. Sì. Metti un po'. Bocca. Cos'è il treno che passa da Migliarina sta là? Sì. Ma lì che rumore da fare? Ci sono anche in casa? Sì, sì. Eh? Sì, sì. Come la tosca. Ok.
E cosa ti do da pulirlo con l'affare lì? Che affare? Il mastice di Beppe. No, il mastice è nero. Non è di Beppe. Cosa c'era scritto qua? Quelle, forse queste qua, guarda. Sì. Questo motore qua è nuovo, ma ha sofferto. L'hanno fatto soffrire questo motore. Nuovo, ma. Però di là è tutto nuovo. Sì, sì. È nuovo, dico che. Ci ho già rimesso il carburatore di quello vecchio. Basta che lo collego ai fili. Le... Ma stavo tutto sto silicone qua così? Sì, perché è rotto col tubo lì. E era un po' rotto. Era rotto anche nel tuo? Sì, in quell'altro, in quello nuovo era proprio tagliato. Ah. Con letto il pezzo che era sul mio. In quello nuovo non c'aveva manco più filtro. Non c'era più niente, in quella nuova. Alla fine sembra più vecchio quello nuovo che col vecchio. Quasi quasi ci lascio sta gomma più grossa, tanto cosa me ne frega. La revisione ce l'ho già fatta. La no, consumo e poi ci metto quell'altra. Certo. E poi ci metto quell'altra. Tempo a sentire. Allora, il motore di avviamento dov'è? Ce l'ho là. Ce lo mettiamo? Sì.